Benvenuti all'undicesima puntata del 2014 di Motor News. In questi minuti dedicati al mondo dell'auto parleremo di Peugeot, Nissan e Volkswagen, con chiaramente la consueta prova su strada che in questo caso sarà della Volkswagen Golf Variant che abbiamo guidato con la nostra collaboratrice Lidia Marcucci. E di Peugeot parliamo all'inizio perché ha compiuto una grande impresa al Rally 1000 Miglia 2014 con la coppia Albertini-Mazzetti e la 208 R2. Vittoria di classe, secondo posto tra le due ruote motrici e strepitosa nona piazza assoluta. Il Peugeot Rally Junior Team ha brillato sulle strade bresciane, ha vinto tutte le 8 prove speciali, ha dominato nella propria categoria e si è lasciato alle spalle molti avversari a bordo delle più potenti vetture della categoria WRC e Super 2000. E ora dal 1000 miglia passiamo ad un altro rally, il rally di Acropolis, perché dopo il podio di Paolo Andreucci al debutto mondiale al rally del Cioco è arrivato il debutto europeo della 208 T16 al rally dell'Acropoli. Il primo confronto internazionale della 208 T16 con la concorrenza, attesissimo da tutti gli osservatori, si è concluso con una vittoria. Craig Breen, pilota della Peugeot Rally Academy, ha vinto in Grecia la manche del campionato europeo rally. Un successo da scrivere nelle annali che si ripete 30 anni dopo la vittoria della leggendaria 205 T16 con Ari Vatanen al Tour de Corse. E ora, parlando sempre di rally e di Peugeot, vediamo come nasce una vettura da corsa. Si tratta della Peugeot 208 T16 e iniziamo con la parola di Carlo Leoni, che è responsabile delle attività sportive di Peugeot Automobili Italia, e vediamo come ci racconta delle particolarità della costruzione di questa vettura. La nascita di una nuova macchina è un momento molto importante nella storia sportiva di un marchio ed è fatta di diverse fasi, quindi dalla fase di progettazione, dei test di sviluppo, passando per i passaggi obbligati dell'omologazione della FIA, sino arrivare al montaggio della versione definitiva che poi useremo nelle gare. Siamo qui a Peugeot Sport, dove il nostro team Racing Line è qua da un paio di settimane e stanno montando tutti insieme la prima vettura. Insieme vuol dire tra loro e i meccanici di Peugeot Sport, essendo questa la prima vettura che debutterà in assoluto nel campionato italiano rally e in assoluto al mondo come nella nuova categoria R5, la 208 T16, quindi veramente è il parto di un'attività di più persone fatte, come si direbbe, a quattro mani. Come vedete l'attività in questo momento ferve, siamo alle battute finali, dopo 2 settimane di intenso lavoro dei meccanici di Peugeot Sport e dei meccanici di Racing Lion, la vettura è stata appena accesa, domani sarà mandata al deliberato, cioè ai primi test in esterna, quindi sono veramente le ultime fasi molto concitate prima di debuttare.